e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare una chiffon cake al cioccolato e arancia. Gli ingredienti che ci occorreranno per uno stampo da 25 cm sono 12 tuorli, 12 albumi, 300 g di farina a 00, 180 g di olio di semi di girasole, 240 g di zucchero semolato, 30 g di amido di mais, 30 g di cacao amaro in polvere, altri 60 g di zucchero semolato, arancia biologica, sia la scorza che il succo, e poi ci servirà anche il succo di un limone. Allora, siccome io sto utilizzando uno stampo di 25 cm, ho triplicato la dose originale. Se voi invece avete lo stampo da chiffon cake da 20 cm, utilizzate solamente una dose. Quindi invece di fare quella che vi sto dicendo io, dose, dovete dividerla diviso 3. All'interno di una ciotola vado ad inserire i tuorli, e inserisco i 60 g di zucchero. Con le fruste vado a sbattere. Dopo aver ottenuto questo risultato, vado ad inserire l'olio. E continuo a sbattere. Bene, adesso aggiungo la scorza d'arancia e il succo. Ho inserito la scorza, adesso inserisco il succo d'arancia, che dovrà essere 200 grammi. E continuo a frullare. Adesso inserisco tutta la farina, che dovrà essere setacciata. E la vado a setacciare tutta all'interno. E adesso con le fruste continuo a sbattere. Non appena otteniamo questo risultato, con la Marisa andiamo a raccogliere tutto quello che c'è nei laterali e diamo una mescolata con la Marisa. Ottenuto questo risultato, dobbiamo dividere il composto in due parti uguali. Dopo averlo diviso in due parti uguali, all'interno di una ciotola vado ad inserire l'amido di mais, sempre setacciato. Mentre nell'altro vado ad inserire il cacao amaro in polvere. Adesso con la Marisa facciamo incorporare l'amido di mais dal basso verso l'alto. Bene, la stessa cosa facciamo con quello al cacao. Bene, adesso mettiamo le due ciotole per adesso da parte e andiamo a montare gli albumi. Dobbiamo formare una meringa. All'interno di un'altra ciotola vado ad inserire tutti gli albumi. Metto il succo del limone. E con le fruste vado a montare. Aggiungo lo zucchero poco per volta. I 240 g di zucchero. Bene, ottenuta questa meringa, dobbiamo dividerla nelle due ciotole. Quindi metà in quella al cioccolato e metà in quella bianca. E la vado ad amalgamare dal basso verso l'alto, evitando di far smontare la massa.
dopo aver ottenuto questo risultato, la mettiamo da parte e facciamo la stessa cosa con quella al cioccolato. Dopo aver imburrato lo stampo, vedete com'è, prendo l'impasto, quello bianco, e lo vado ad inserire qui. La stessa cosa dall'altro lato, in questo modo. Poi prendo quello al cioccolato e lo metto nei laterali opposti, quindi qui e qui. Poi riprendo quello bianco e lo metto tra quello al cioccolato e quello bianco, in questo modo. E la stessa cosa faccio dall'altro lato e continuo con quello al cioccolato. Fino al termine degli ingredienti. Bene, dopo aver terminato di inserire sia la massa bianca che quella al cioccolato, vado ad infornare a forno già preriscaldato e ventilato a 160 gradi per 50-60 minuti. Sono trascorsi alla fine 1 ora e 30 minuti, perché ovviamente, essendo che ho fatto la 3 dosi, quindi era più grande, ma se voi fate solamente una dose vanno bene 40-45 minuti di cottura. Adesso lo lascio intiepidire e dopodiché lo tiro fuori. Bene, una volta che si è intiepidito l'ho capovolto, l'ho tirato fuori dallo stampo, quindi la parte sotto l'ho messa sopra e la parte sopra l'ho messa sotto. È morbidissimo. Bene, adesso lo lascio raffreddare completamente e dopodiché vi mostro l'interno. Ed eccolo qui l'interno, guardate che meraviglia, spettacolare. Ovviamente se non avete lo stampo questo qua, potete utilizzare un altro stampo, va bene lo stesso. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Vi ricordo che se cliccate la campanellina che si trova sotto a destra potete restare aggiornate su tutte le novità. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio gruppo Facebook e al mio Instagram e vi metto sotto nell'info box i link. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!